Ben ritrovati. Allora, precedente lettura abbiamo visto, quindi siamo nella fase dell'esecuzione, abbiamo visto la modifica, articolo 106. Oggi ci concentreremo su un altro, diciamo, istituto, su un'altra necessità, che è la sospensione. Abbiamo addirittura nella legge 120 del 2020 un articolo specifico per la sospensione dei lavori di importo superiore alla soglia di quell'articolo 35. Quindi vediamo. Questo articolo inizialmente sembra dedicato solo ai lavori. Verso la fine, a comma 7, troviamo una soluzione anche per i servizi e le forniture. Vi ho già evidenziato alcuni aspetti fondamentali, lo ripeterò sempre e di continuo. Bisogna leggere attentamente parola per parola e soffermarsi e magari tornare indietro e rileggere. Quindi, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedono utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione, disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile, con l'intervento dell'esecutore o del suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione. Quindi questo verbale deve riportare una serie di elementi che sono: quindi le ragioni che hanno determinato l'interruzione, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione. Sarà lui, dopodiché, ad, diciamo, dichiarare sospeso un contratto. Il direttore dei lavori si occuperà solo della redazione. Comma 2, quindi altra casistica: la sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superano 6 mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, quindi non abbiamo un esatto, diciamo, riferimento temporale. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Quindi questo è stato sospeso, si calcolerà il nuovo termine per la conclusione. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente, quindi abbiamo visto totalmente, adesso vediamo che solo una parte dei lavori non possono essere eseguiti, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte appena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Anche qui abbiamo un intervento dell'ANAC. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP deve avvisare ANAC, l'autorità di riferimento. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l'ANAC iroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra i 50 e i 200 euro per giorno di ritardo. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Quindi parola per parola, quindi con congruo anticipo, quindi non oggi per domani. In ogni caso, la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata affatto dalla stazione appaltante.
Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data di verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni contraddittorie. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui comma 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile e secondo i criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111,1. Ecco qui la soluzione per i servizi e le forniture. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili ai contratti relativi a servizi e forniture. Quindi abbiamo visto la modifica, abbiamo visto la sospensione, adesso vediamo un altro, diciamo, caso, un'altra casistica, che è la risoluzione, articolo 108. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107, le stazioni appaltanti possono, non devono, risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia se una o più, quindi non abbiamo l'obbligatorietà della compresenza di queste casistiche, sono soddisfatte. Quindi il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara di appalto. Con riferimento alle modificazioni di quell'articolo 106,1 lettera B e C, sono state superate le soglie di quel comma 7 del predetto articolo. Con riferimento alle modificazioni di quell'articolo 106,1 lettera A, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Con riferimento alle modificazioni di cui l'articolo 106,2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettera A e B. Terza casistica, l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui l'articolo 80,1, tutte le violazioni del codice penale, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero, ancora per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,1. Ultima ipotesi, l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quindi quelle che abbiamo appena visto, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 nonies della legge 241 del 90, questo è un super jolly, quindi 12 mesi. Comma 2, le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza della sezione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione di cazione e mendaci, nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui all'articolo 80. Il direttore dei lavori o responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al FUP una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. E gli formula altresì la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, esecuzione delle prestazioni in ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o responsabile del procedimento, e se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore ai 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire la prestazione. Scaduto il termine assegnato, è redatto un processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine, mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di quel presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante. È altresì accertata la presenza di eventuali opere riportate nello stato di consistenza ma non prevista nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista all'articolo 110,1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarato dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessorio d'urgenza, comunque denominati, che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri, lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideuzione bancaria o polizza assicurativa, con le modalità di quell'articolo 93, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per risarcimento dei danni. Quindi abbiamo visto che anche la risoluzione è un istituto, insomma, abbastanza importante. Come sempre vi ringrazio, ci vediamo alla prossima.